arrivato il provvedimento e sicuramente nei toni in cui è posto è quantomeno non condivisibile, in quanto la motivazione principale è quella di mancanza da parte dell'amministrazione della sottoscritta dell'interesse, così chiamano loro, qualificato. Quindi di fatto viene contestata la possibilità che l'ente ha di opporsi, in quanto non è ente titolato alla difesa della salute pubblica in prima istanza. Quindi capisce che lo sgomento è importante, perché se un sindaco viene tolto quella che è una sua prerogativa, che è quella della tutela del territorio, mi chiedo la funzione che rivesto quale sia. Certo, tra l'altro un territorio, ricordiamolo, già ampiamente martoriato dal punto di vista ambientale. Esatto, sicuramente un territorio che ha già dato, sono superiori agli 8 milioni i metri cubi che sono stati autorizzati e sono stati interrati nel territorio di Calcinato, e quindi davvero una situazione difficile da gestire. Sindaco, che cosa farà ora? Beh, c'è poco da fare, questo è l'ultimo atto di quella che è stata una contrapposizione che non era sicuramente nei confronti della libera impresa, ma era semplicemente una richiesta di presa di coscienza e di considerazione a tutti i livelli degli enti autorizzativi, affinché considerassero Calcinato un territorio che anche secondo gli indici di pressione ha ampiamente superato il suo livello di tolleranza in termini ambientali e soprattutto di salute.